In questo video parliamo di Rolling Stones, che a quanto pare ha un giornalista che, boh, non lo so, si era svegliato male, aveva la fidanzata nel mondo del doppiaggio ed è stato lasciato. E mi viene segnalato un articolo appunto di Rolling Stone senza S. Poteva essere una buona scusa per mandare in onda in prima serata per la prima volta nella storia un programma in lingua originale. Si riferisce al film Il nome della rosa, dove c'è John Turturro doppiato da Angelo Maggi. Quindi lui no, è contrario al doppiaggio perché dice che non rende bene. Intanto il titolo è questo: Il nome della rosa spacca, il doppiaggio invece no. Un cast straordinario rovinato da un italiano asettico da televendita. Io non credo che Angelo Maggi faccia italiano asettico da televendita, però vabbè. Non sarebbe meglio nel 2019 mandare in onda un programma in lingua originale come fanno in tutto il mondo? Ma che cazzo dici? Perché non è vero. Sono stato anche in Giappone, ho visto parecchia TV giapponese, esiste il doppiaggio anche lì. Ti segnalo Akio Otsuka, uno dei più importanti doppiatori giapponesi, è la voce di Snake in Metal Gear, ma anche di Robert Downey Jr. e di Wesley Snipes e di Dolph Lundgren, quindi non dire cazzate. L'articolo è di un certo, credo sia un nickname, Ray Benoff. Così c'è scritto, io non lo so, non metterà a fuoco mai. Dice che in ogni buco sperduto del mondo fanno i programmi in lingua originale e noi no. Sarebbe stato dissonante dato l'italianità del romanzo di Eco, ma almeno avrebbe mantenuto coerenza verso il cast. Attenzione, lo ripeto, non ce l'ho coi doppiatori, lui scrive. So benissimo che in Italia vantiamo una tradizione unica di talenti, anche perché siamo ancora gli unici che doppiamo. Sì. A parte altri 35 paesi nel mondo, compresi Francia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Turchia, Giappone, insomma, vabbè, però siamo gli unici in effetti. Ma che cazzo dice? Ma da qualche parte dovremmo pure iniziare, no? A sparare cazzate o a non doppiare? Non è chiaro, visto la natura della situazione. Questo è l'articolo, non so se mette a fuoco, però ve lo metto a fuoco perché non mi sbaglio. Capisco cosa vuole dire lui, insomma, il doppiaggio è un patrimonio nazionale, culturale, come lo facciamo bene come la pizza. Come dice Fabrizio Mazzotta? Fabrizio Mazzotta è la voce di Krusty il Clown. È un direttore di doppiaggio, ha diretto Evangelion, ha fatto un sacco di cose. Lui scrive: se si vuole imparare una lingua straniera, c'è il Wall Street Institute o un corso equipollente. Non è il doppiaggio italiano a impedire la formazione di forme di poliglotti capaci di seguire con baldanza film in slang americano, in francese, in spagnolo, in turco, in armeno, in russo, in cinese e quant'altro. Il doppiaggio esiste e viene fatto in tutto il mondo, in Francia, in Spagna, in Germania, in Belgio, in Olanda, in Polonia, in Giappone. Ok, alcuni paesi non hanno vari doppiatori, ma solo un tristissimo speaker che legge i ruoli, tipo in Russia se non erro, ma comunque il concetto è lo stesso. Insomma, ve la faccio breve. Lui dice anche: secondo lo stesso ragionamento, vi dovete guardare Dragon Ball in giapponese con i sottotitoli, ma ce lo vede un ragazzino che torna da scuola stanco, si mette lì a leggere i sottotitoli. Io stesso, dopo una giornata su Netflix, non guardo le cose in lingua originale, seguo comunque il doppiaggio che apprezzo un sacco. Ad oggi ancora lo fanno bene il doppiaggio. Io capisco, dice, la lingua originale. Allora, un conto è dire preferisco la lingua originale solo perché io voglio sentire la voce originale dell'attore barra l'interpretazione reale dell'attore, anche se poi il sottotitolo è comunque un compromesso, perché alcuni modi di dire, come non li puoi ricostruire recitandoli, non li puoi ricostruire traducendoli e scrivendoli. Comunque l'italiano è un compromesso se vai a leggere il sottotitolo. Se tu lo guardi in inglese senza sottotitoli e sei madrelingua o quant'altro, insomma, è una cosa diversa, tanto di cappello. La morale di tutta sta storia è che l'attacco mi è sembrato ingiusto, non tanto per difendere il doppiaggio a partito preso, perché anch'io sono un aspirante doppiatore, ho intervistato doppiatori, ho fatto vari doppiaggi sul web anche con spiccate personalità dell'ambiente, bla bla bla, ma perché obiettivamente non è giusto. Soprattutto prendersela con una cosa per i motivi sbagliati, peraltro, perché scusami, dire che nel 2019 il fatto che i film vengano doppiati ti impedisce di imparare l'inglese è una stronzata. Tu non devi lasciare che sia la TV ad insegnarti una lingua. La lingua, se la vuoi imparare, la impari, la studi per conto tuo. È comodo dare la responsabilità a fattori esterni. Cos'è, un atto di pigrizia? È come quelli che danno la colpa ai genitori se sono venuti fuori, sono venuti male loro, ma fino a un certo punto. Cioè, la lingua la puoi imparare convenzionalmente studiando. Il doppiaggio è un prodotto a sé stante che serve allo sbigliettamento, serve ad arrivare a tutti, serve ad arrivare a chi non conosce la lingua per vari fattori, ad anziani, insomma, serve
Serve, credo servirà sempre perché noi ci sentiamo più vicini a delle emozioni se vengono pronunciate nella nostra lingua. Scusate se in questo momento non faccio molto caso alla dizione, ma spero il senso ci sia. Non sto attento a questa cosa al momento. L'inglese, il francese e il tedesco imparatelo a prescindere se lo volete imparare, altre lingue, il giapponese compreso, ma non sarà guardare gli anime in lingua originale o guardare Gotham in lingua inglese a farvi imparare una lingua. Sono stronzate. Io l'ho fatto, ho guardato, ero molto ansioso e volevo guardare subito alcune serie, quindi non aspettavo il doppiaggio e vi assicuro che ho imparato il 5%. Non... Se guardi una serie, guardi una serie, leggi il sottotitolo, non stai lì a dire ha detto questa cosa in inglese, quindi in italiano vuol dire, non gli fai questi ragionamenti. Quindi Rolling Stone non era un attacco pertinente, secondo me. Non era un attacco pertinente, il doppiaggio non ostacola la cultura di una lingua o non ti vieta di impararla perché puoi viaggiare fuori, puoi impararla andando in Inghilterra. Ci saranno tante esperienze nella vita e non sarà il doppiaggio a precluderla. Basta con questa cosa ad attaccare il doppiaggio così a gratis. E vi lascio con Cristiano Paglionico, che credo di aver pronunciato bene il suo cognome, collaboratore di Anime Click, studente del CTA e youtuber. Quindi Cristiano, a te le due parole che volevi dire sull'argomento. Salve ragazzi, io sono Cristiano Paglionico. Innanzitutto ci tengo tantissimo a ringraziare Rave per questo piccolo spazietto. Avevo bisogno di dire la mia su questo argomento e grazie a lui posso farlo. Trovo semplicemente increscioso quello che è successo. È gravissimo che una testata di questo calibro pubblichi un articolo di così basso livello. A maggior ragione visto e considerato che il giornalista non è l'ultimo arrivato, in virtù poi del fatto che palesa la sua più totale ignoranza del mondo del doppiaggio con ogni sua parola. Lo comprova il fatto che dica che siamo l'unico paese al mondo in cui attualmente si doppia. Mai è stata detta stronzata più grande. Purtroppo non possiamo farci niente. Viviamo in un'epoca in cui c'è un assurdo e per me completamente incomprensibile feticismo per la lingua originale. Se vi piace di più la lingua originale, ok, d'accordo, ma se non sapete niente di recitazione, di doppiaggio, di dizione, eccetera, eccetera, state zitti, non parlate, non diffondete disinformazione. Quindi niente, ci tenevo ad esprimere questo mio piccolo pensiero e ringrazio di cuore Rave per avermi dato lo spazio per farlo. Quindi, in alternativa, invito queste persone semplicemente a stare zitte e a consentire ai professionisti o agli studenti appassionati come me ed Andrea, di diffondere correttamente l'informazione sul doppiaggio. Niente, questo era quanto. Vi lascio le sicuramente più eloquenti parole di Andrea. Ciao! E noi ci vediamo al prossimo video.